Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community, a parlarvi è il solito Mute. Oggi doppio video, questo pomeriggio ho pubblicato parte del Time to Get Serious che abbiamo fatto in live con Aluch durante la maratona di 12 ore e che vi consiglio davvero di recuperare qualora non l'aveste ancora visto. Per ora non siamo qui per questo, è iniziato finalmente il periodo con rilascio di news sulla prossima season ed è arrivata la prima immagine ufficiale di Operation Amber Rise. Sul profilo di Ubisoft si legge: due nuovi operatori da Perù e Messico si stanno unendo al Team Rainbow assieme al rework di Canal. Bienvenidos a Operation Amber Rise. Vuoi saperne di più? Segui lo streaming con il reveal completo nel weekend durante il Rally Major. Esattamente come vi ho già detto negli altri video, il reveal ufficiale ci sarà il 18 agosto, quindi con gameplay e tutto, e noi tra l'altro avremo modo di provarli in anteprima mondiale lì a Raleigh, in North Carolina, grazie all'invito di Ubisoft Italia. Quindi sicuramente nei prossimi giorni troverete su questo canale tantissimi contenuti al riguardo. Purtroppo dall'immagine pubblicata che state vedendo non si capisce tantissimo, di conseguenza allarghiamola e illuminiamola giusto un po'. Quelli che vediamo sono sicuramente i due nuovissimi operatori. Sulla destra abbiamo un uomo con uno zaino davvero particolare che sembra effettivamente portare qualche gadget speciale. Difficile dire cosa ci sia lì dentro, ma stando ai leak probabilmente lui è il difensore, quindi quello dotato di questo scudo particolare con una sorta di barilotto esplosivo. Dall'altro lato dunque a tendergli una tazza dovrebbe essere l'attaccante. E su di lei possiamo già sbilanciarci un po' di più. Zoomando infatti sul lato sinistro si intravede una pistola o un gadget particolare. Quello potrebbe essere il rampino di cui si è tanto parlato negli scorsi giorni, l'abilità che dovrebbe permetterle di risalire le botole. Ma ormai mi conoscete bene e sapete che mi piace scendere nei particolari. Circa una settimana fa sono venute fuori queste due immagini o artwork in cui si intravedevano già i due nuovi operatori. Non ve le ho portate prima poiché aspettavo qualche conferma ufficiale prima di sbilanciarmi, ma ora penso di poter dire con certezza si tratti di loro. Purtroppo non sono molto definite, ma cerco di inserirvele in un contesto. Partendo dall'immagine dell'uomo notiamo come in mano abbia una sorta di radiolina o un detonatore. Infatti sembra controllare quell'esplosione dalla distanza, in modo da impedire il passaggio di quel camion. Non si vede molto altro, ma sono abbastanza sicuro che le due immagini siano collegate, come se questa con la ragazza venisse esattamente dopo l'esplosione. Sullo sfondo infatti si vede ancora qualche residuo delle fiammate emesse probabilmente dal gadget del difensore. E infatti al centro della scena abbiamo lo stesso camion con la stessa statua gigante in mezzo. Ma soprattutto sul lato mi sembra di riconoscere due personaggi legati tra loro. Credo che la ragazza nell'immagine c'entri giusto qualcosina con tutto questo e sicuramente, dato che come sempre parliamo di membri di unità speciali, il suo scopo era quello di recuperare quest'area furtiva. A questo punto facciamo giusto qualche passo indietro. Ricordate che dopo l'Invitational analizzai il trailer del Six Universe, quel filmato in CGI con Docca Abby e Thatcher protagonisti? Ecco, nella scena finale si vedeva Harry, il nostro nuovo Six, davanti ad una lavagna che ci aveva dato già qualche indizio su Nook e Warden. Nella parte bassa ci sono riferimenti proprio al Sud America, e quindi Perù e Messico c'entrano sicuramente qualcosa, con tanto di scritta traffico di antichità. All'inizio avevo pensato che queste immagini facessero riferimento a Ghost Recon, quindi fossero un rimando ad un altro gioco di Ubisoft, ma a quanto pare ora abbiamo un collegamento evidente. Se ciò non bastasse, ritorniamo un attimo al nome dell'operazione, Amber Rise. Ricordate che con Operation Phantom Sight vi feci notare che Phantom fosse un chiaro riferimento al fantasma, quindi Nook, e Sight alla vista, quindi Warden. Bene, possiamo fare lo stesso gioco col nome della nuova operazione. Amber in italiano vuol dire brace e dunque ritorneremo all'abilità del difensore, il barilotto esplosivo dietro lo scudo particolare. Rise invece è l'ascesa, l'apostrofo ascesa, cioè la salita, dunque ulteriore riferimento al rampino. Però non mi basta ancora, non potevo fermarmi qui. Il profilo Twitter ufficiale di Rainbow Six russo ha pubblicato un post molto simile a quello italiano, solo che a metà si leggono quelli che dovrebbero essere i nomi dei due operatori. Tradotto, il post recita: Operation Amber Rise inizierà molto presto. La nuova stagione di aggiornamenti è proprio dietro l'angolo. Amaru e Goyo arriveranno in Rainbow Six, i nuovi operatori da Perù e Messico che renderanno il gameplay molto più diverso. Anche la mappa Canal verrà completamente aggiornata, ma questo già l'abbiamo detto, e poi c'è un rimando a Rally Major. Su Canal non mi voglio
voglio dilungare perché per ora non abbiamo molte notizie, ma sui nomi dei due operatori direi di concentrarci giusto per un istante. Ho fatto un po' di ricerche su internet e Amaru dovrebbe essere il nome di una sorta di drago uccello della mitologia del Sud America. Parliamo di un mostro volante, di conseguenza immagino sia il nome della ragazza, se vogliamo sempre collegarlo alla sua abilità, cioè quella del rampino. Per quanto riguarda Goyo invece mi sembra un nome maschile, ma nulla di più. Visto che siamo nel campo dei leak però non può mancare il nostro Cormora, l'utente di resetera.com che vi ho nominato spesso sul canale nelle scorse season perché ci ha sempre preso con i leak. Qualche giorno fa infatti aveva già confermato il nome dell'operazione, Operation Amber Rise, ma soprattutto nello stesso posto ha dato un'informazione molto importante sull'operatore della quarta stagione, più precisamente sul difensore. A quanto pare Jaeger avrà un competitor, che sia arrivato finalmente il momento di avere un'alternativa al difensore tedesco. Io non so da quanto tempo la sto aspettando, sinceramente non so cosa aspettarmi da questo operatore, cioè gli ADS di Jaeger già fanno tutto il possibile andando a distruggere i gadget lanciabili, diciamo, degli avversari, quindi granate, flashbang e simili. Se dovessi darvi un'idea al riguardo su questo nuovo operatore, qualora dovesse essere confermato perché parliamo sempre di un leak, quindi prendetelo con le pinze, direi che per diversificare un po' il gadget, invece di distruggere gli oggetti lanciati dagli avversari, magari potrebbe tracciarne la traiettoria per darci la posizione indicativa di chi li ha lanciati, oppure addirittura potrebbe prenderli e rispedirli al mittente. Non so, diciamo che su una sola riga di Cormora è davvero difficile sbilanciarsi, però mi piacerebbe leggere le vostre idee al riguardo. Fatemi sapere quanto siete in hype per Operation Amber Rise e lasciate tantissimi like a questo video. Sull'iscriversi al canale e attivare la campanella ormai lo do per scontato. Siamo entrati nel periodo delle news, non me ne potete perdere nemmeno una. Spero di riuscire a portarvi un altro video anche domani prima di partire e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk back to you, say you like that.